Il colpo di testa ed è gol, ha segnato l'Andria. Contropiede, 4 contro 1, 3 contro 1, pallone per Dumbia, il sinistro, palla alta. Attenzione, anticipato Nocentini, se ne va Dumbia, entra in area di rigore, salta anche Viviani, poi da Osmansi ed è il 2-0. Sul pallone, carica il destro, lo esplode, rete! Bel gol di Alberto Quadri che di fatto riapre la partita. Ecco il fischio dell'arbitro, parte Correa, palla in aria e c'è il tiro e la rete! No, annullato. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. E allora, queste sono le immagini di Andria Taranto. Di questa partita si è detto tutto o quasi, ma a mente serena, Fabio, analizzando quest'ora e più di non gioco, che cosa ti viene in mente, cosa ti senti di dire per provare a giustificare questa prestazione? La prestazione, almeno per la prima ora, è ingiustificabile. E comunque abbiamo fatto un notevole passo indietro rispetto alla domenica precedente. Siamo rimasti un po' tutti male, noi giocatori in primis, perché comunque ci siamo resi conto di non essere riusciti a dare continuità a una prestazione forse la migliore dell'anno, quella della domenica passata, e questa è una cosa che ci deve far riflettere, perché non una squadra del nostro, diciamo, della nostra caratura, non fare due prestazioni totalmente opposte così è un po' una cosa che ci deve far riflettere. Dove iniziano i demeriti del Taranto, dove finiscono i meriti dell'Andria per questo? Perché Papagni, abbiamo sentito, ha detto siamo stati noi bravi, anche se io non credo che sia andata proprio così. Ho visto un Taranto troppo dimesso, troppo brutto per essere credibile. Cioè avete dato anche il là. L'Andria ha fatto sicuramente una buona partita, perché comunque il primo tempo ha creato 3-4 occasioni, diciamo, clamorose per andare a portarsi anche oltre l'1-0. E noi parecchi demeriti li abbiamo come approccio alla partita, come gestione della gara, un po' tutto, colpe noi ne abbiamo parecchie, insomma.
Vai, sì, no, io stavo facendo una riflessione, Fabio, anche per commentare con te, perché la domenica prima si è visto un Taranto arrembante contro la prima in classifica, la domenica dopo contro l'ultima un Taranto disastroso, c'è stato un testacoda pazzesco. Sì, questo è la nostra, il nostro più grande rammarico, perché eravamo convinti di aver trovato, diciamo, la quadratura, insomma, il cerchio, chiamiamolo così, invece ci ritroviamo punti a capo con una mazzata tremenda. Ci dobbiamo rialzare, però insomma, io sono convinto che abbiamo le carte in regola, sia tecniche che morali, per rialzarsi.